giornata bellissima per presentare il secondo libro di Flaminia Bottoni. Bisogna dire che Flaminia si è abituata ormai a scrivere libri e a raccontarci la storia della sua famiglia. Il primo, come voi ricorderete, è un libro dedicato a Ugo Bottoni, il nonno di Flaminia. Il secondo, ovviamente, è dedicato a Carlo, che è qui con noi. Ed è uno spaccato del mondo dell'ippica che io credo sia molto interessante leggere e acquistare per i nostri lettori, perché ci racconta delle storie rispetto alle quali, se noi approfondiamo gli argomenti, le passioni, possono essere utili anche per promuovere l'ippica del futuro, del presente e del futuro. Allora, Certo. Flaminia, raccontami com'è nata questa esigenza di fare un dialogo, perché poi il tuo libro è un dialogo tra te e tuo padre, in realtà. Sì, esatto. Dopo aver fatto il primo libro, aver scritto il primo libro, sono emerse delle cose, insomma, mi ha aiutato sempre mio papà a scrivere questo di mio nonno, diciamo, a unire un po' tutti i pezzi. E sono emerse appunto delle altre cose che ho pensato ippiche, storie, altri aneddoti che riguardavano lui, riguardava l'ippica di una volta. E quindi ho detto: perché no? Ci sono tante foto di famiglia su cui poi risalire un po', fare tutto un po' il tragitto dei cavalli di scuderia. E poi perché io volevo fare un regalo a mio padre per gli 80 anni. Siccome non sono una scrittrice, ci ho messo 2 anni per farlo e adesso che ha 82 anni gliel'ho regalato, ecco. Che tu non sia una scrittrice è tutto da discutere perché hai scritto molto bene questi due libri, quindi lo sei una scrittrice di fatto. Carlo, che sensazione. La cosa bella è che lei dà tutta se stessa quando fa queste cose. E io non c'entro niente, come devo dire? No, non c'entrava niente. È lei che ci aveva tutto in mente e l'ha tirato fuori, perché ci aveva talmente tanti appunti che io non mi ricordavo proprio di questa vita vissuta, di questi piccoli particolari. Senti, ma che impressione ti ha fatto essere intervistato da una giornalista che in realtà è tua figlia? da un'autrice, vai. Ecco, più che altro un'autrice. Niente, è una cosa indescrivibile, talmente la contentezza insomma, di aver fatto una figlia così brava, lo posso dire, tanto io non c'ho niente da perdere, certo che piuttosto lo puoi c'è da dire. perdere lei andando avanti a fare altri libri, ma io dico Io sono la pecora sinceramente. nera della famiglia, però, voglio In che sottolineare. senso? Che io subito dopo scuola sono corsa in scuderia perché volevo guidare i cavalli. E hai guidato per un Sì, sì, periodo? un pochino, 10 anni, insomma, così. E quindi avevo questa passione, quindi però, ecco, lo studio l'avevo un po' accantonato. Una volta diplomata, sono corsa subito lì, ecco. Quindi mi sono dedicata, come si dice, all'ippica, mi sono data all'ippica. Senti Carlo, tu sei stato il primo coach driver italiano che io sappia. Ti volevo chiedere, te lo chiederò anche dopo durante la presentazione del libro, perché siamo qui a Capannelle per presentarlo. Come si fa a intuire, tu parli spesso di tarare la corsa sul carattere del cavallo, il che se il cavallo l'hai allenato te o lo monti abitualmente te nel caso di un equestre, va bene. Ma se devi montare un cavallo che non hai mai visto e conosciuto, come si fa a intuire chi è in tempi così rapidi? Beh, diciamo che un pochettino si conoscono un po' tutti i cavalli che corrono in Italia o quel specifico posto dove uno lavora. E diciamo, io ho capito da quelli del galoppo che stanno ascoltando, che ascoltano l'allenatore. E vuol dire tanto ascoltare l'allenatore, perché da lì puoi capire la psicologia del cavallo, cioè nel senso se è un cavallo che deve correre sotto, deve correre coperto. Se deve correre di fuori, se non c'ha problemi, curve, diritture. Questo è un bel bagaglio che ti può insegnare l'allenatore. Poi certo ci devi mettere del tuo. Le mani, Babbo mi ha trasmesso delle belle mani e diciamo la Cosa sono verità. delle belle mani?
Diciamo la verità è che vai bene con tutti i cavalli, anche quelli che tirano e quelli che non tirano, perché è molto difficile, specialmente il cavallo pigro, a mandarlo avanti, è molto molto difficile. Il cavallo che tira, sono capaci tutti, si attaccano, se gli dice bene che riescono a passare, fanno corsa a sé. Ma il cavallo che invece bisogna mandare avanti e fare pure con la testa... Il tipo di corsa che devi fare è molto difficile. Flaminia, cosa hai voluto regalare all'Ippica con questo libro, al di là di quello che hai voluto regalare a tuo padre, ovviamente? Ma niente, ho voluto fare un percorso dagli anni 60 fino alla fine degli anni 90 e per un rilancio ippico, spero che diciamo possa aiutare, ecco, tutte queste storie, questi aneddoti, questi come si dice, questo rivivere insomma un po' le cose, no? E comunque mio padre, ci tengo a dirlo perché lui ha speso tante parole belle per me, ne spendo una per lui. E mio padre è comunque era una persona geniale in pista, perché non è tanto le vittorie. Il sospetto mi è venuto più volte vedendolo correre. Non è tanto tante vittorie, ma con che cosa però riuscito con la sua genialità a portare al palo certi cavalli, a intuire come si faceva poi a uscire fuori e vincere in quel momento lì. Quindi spero che con questo libro l'Ippica, nel mio piccolo, ho fatto proprio un contributo, possa essere rilanciata diciamo con nuove cose, nuove idee, non so. Grazie mille e buonasera a tutti. Grazie. È stato un piacere.